Che cosa significa per voi questo allargamento, insomma, di posti in terapia intensiva? Tanto, significa veramente tanto, è un sospiro di sollievo. Si allenta la pressione sulla terapia intensiva dell'ospedale San Donato di Arezzo, messa a dura prova in questa seconda ondata di contagi da Covid-19. Ad Arezzo sono stati inaugurati 6 posti letto in più e così si arriva a 30. Che ci servono assolutamente per poter, diciamo così, permetterci anche di uscire dal blocco operatorio, che non è proprio l'ambiente il massimo per l'assistenza a pazienti di rianimazione. Come avete fatto a trovare, diciamo, questi spazi e poi ovviamente adeguarli a quello che sono le cose? Ah, li abbiamo rubati all'area tecnica. A un certo punto c'era una riunione dove si va, dico, ma io vedo l'area tecnica, la vedrei molto bene, proprio sotto la rianimazione, ci possiamo... E da qui è nata questa l'idea di stare qua sotto, che era l'ambiente verosimilmente migliore che potessimo trovare, anche perché è in continuità con la rianimazione di sotto. E il progetto poi è un progetto anche ambizioso, perché prevede la possibilità di costruire, di mettere su anche la TAC dentro questo ambiente, proprio per evitare l'incrocio dei percorsi dei pazienti Covid o qualsiasi altra cosa verrà fuori, ecco, speriamo di no. Ma qui verranno ospitati solo i pazienti Covid? Sì, per ora diciamo che solamente pazienti Covid. E avere un ambiente di per sé più confortevole, più adeguato, sicuramente con un'appropriatezza maggiore, fa tanto in questo momento qua, fa veramente tanto per i malati in primis, perché i pazienti qua sono assistiti tutti insieme, le vediamo tutti, abbiamo tecnologia e spazi più adeguati rispetto alle sale operatorie. Fa molto anche agli infermieri, ai medici stessi, che si trovano a lavorare in un ambiente più confortevole. Ad Arezzo, per questa importante inaugurazione, il presidente della Regione Toscana e i 4 consiglieri, Lucia De Robertis e Vincenzo Ceccarelli del Partito Democratico, Gabriele Veneri di Fratelli d'Italia e Marco Casucci della Lega Nord. Se non abbiamo terapie intensive, noi non possiamo altro che chiudere e impedire i contatti fra le persone. Il fatto che in questi giorni vediamo che diminuisce l'uso delle terapie intensive, siamo a poco più di 270, in Toscana riusciamo a offrirne 550, sta nella capacità di averle nei nostri ospedali. E quindi Arezzo, che arriva a 30 terapie intensive con queste 6 e con il lavoro che è stato fatto, è in qualche modo un esempio rispetto a tutto un percorso che deve vivere la Toscana per dotarsi di un numero sufficiente di terapie intensive per fronteggiare qualsiasi momento delicato. Ma i posti in questo momento sono per pazienti che ne hanno bisogno, sicuramente servono per la città d'Arezzo e per la provincia d'Arezzo, ma evidentemente sono del sistema sanitario regionale toscano. Ma si va incontro ad un periodo in discesa oppure no? Dipende da noi, l'abbiamo visto, questa è la dimostrazione che se noi limitiamo o stiamo attenti, stiamo alle regole, i casi si riducono, se non ci stiamo ritorniamo come prima, questo qui ormai penso che non sia innegabile. Siamo sempre stati pronti, abbiamo risposto, ma qua abbiamo 6 letti in più, 6 letti di rianimazione vera e quindi siamo ancora maggiormente pronti alla eventuale terza ondata. Come si augura che si comportino i cittadini durante questo periodo in cui comunque ci saranno delle aperture e degli allentamenti? Io questa cosa me l'avete già chiesto a maggio e io vi dico la stessa cosa. Purtroppo i fatti mi hanno dato ragione, a me fa molto paura il comportamento sbagliato delle persone, perché le buone pratiche da mettere in atto affinché noi come sistema sanitario non si vada in sofferenza, ma soprattutto le persone non si ammalino, sono veramente poche e banali. Serve soprattutto educazione civica da parte delle persone e queste riaperture, visto come è andata precedentemente, sinceramente a me un po' di paura me la fa.